l'antimanto della tempesta. A Skyrim andava tutto bene prima del vostro arrivo. Nell'impero regnavano pace e tranquillità. Se non ti stavano alle costole, avrei potuto rubare quel cavallo ed essere già a metà strada per Hammerfell. Ehi tu, noi non dovremmo essere qui. L'impero vuole questo manto della tempesta. Ormai siamo tutti fratelli e sorelle in catena. Silenzio là dietro! E lui che problema ha, eh? Tieni a freno la lingua. Stai parlando di Ulfric Manto della Tempesta, il legittimo re di Irin. Ulfric, lo Jarl di Windel. Sei il capo della ribellione. Ma se ti hanno catturato... Oddio, dove ci stanno portando? Non so dove stiamo andando, ma Sovngarde ci attende. Non può essere vero. Non può! Ehi, ladro di cavalli, da quale villaggio provieni? Perché me lo chiedi? Gli ultimi pensieri di un Nord dovrebbero essere rivolti alla sua casa. Rorikstad. Io vengo da Rorikstad. Generale Tullius, signore! Il boia sta aspettando! Bene, vediamo di concludere. Shor, Mara, di Bella, Kinaret, Akatosh, divini, aiutatemi! Guarda il governatore militare, il generale Tullius. E a quanto pare i Talmor sono con lui. Maschetti elfi, scommetto che c'entrano qualcosa. Questa è Elger. Un tempo c'era una ragazza qui che mi era molto cara. Chissà se Vilod fa ancora quell'idromele con dentro le bacche di ginevra. Uffo, no? Da ragazzo le mura e le torri imperiali mi facevano sentire al sicuro. Insomma, papà, dove stanno andando? Devi rientrare, Nico. Perché? Voglio guardare i soldati. Entra in casa, subito. Sì, papà. Facciamo scendere questi prigionieri dai carri. Forza. Perché ci fermiamo? Secondo te, fine del percorso. Siamo arrivati. Non è cortese fare attendere gli dèi. No, aspettate! Non siamo ribelli! Affronta la morte con coraggio, brigante! Devi dirglielo, non eravamo con te! Questo è un errore! State verso il ceppo quando diciamo il vostro nome. Uno alla volta! L'impero adora le sue stramaledette liste. Ulfric Manto della Tempesta, Jarl di Windelm. È stato un onore, Jarl Ulfric. Ralof di Riverwood. Mi sa che ci giustiziano, ragazzi. No, non sono un ribelle. Ti do un consiglio, scappa, scappa. Non voglio morire. Bravo, scappa. Vuole discutere? Aspettate. Sai che non l'ho consigliato bene. Chi sei? Bella a tutti, ragazzi. Benvenuti su Momenti Marzi. Siamo su Skyrim. Sì, è bene Skyrim. Lo so che questo gioco a parte lo conoscete tutti perché è un gioco fantastico. È un gioco che ormai ha ben 7 anni. Ma per me è uno dei migliori giochi in assoluto. Cioè, meglio di Skyrim, non c'è altro. E il mio sogno di giocatore da videoludico sarebbe un nuovo capitolo di Skyrim fatto con la grafica di adesso e sempre nell'ambito fantasy, nell'ambito medievale, nell'ambito sempre solito ambito anche un po' dark che mi piace, però fatto con la grafica di ora e giocato con la realtà virtuale sarebbe una cosa meravigliosa. E questo è Skyrim, quello che giocheremo oggi è Skyrim versione leggendari, che è la versione con tutti i DCL, se non mi sbaglio, e più ci ho infilato ben 67 mod. Giocheremo con 67 mod, sono tantissimi perché solitamente una persona normale gioca con 10-12 mod, io ne ho messi 67. Sono tutte, molte sono mod grafici, cioè... che servono più che altro a migliorare la grafica, come la grafica praticamente degli effetti
magici, la grafica e magari, che ne so, della vegetazione, grafica di il movimento delle luci. Molte mod sono queste componenti grafici, dell'acqua anche. Poi ho messo anche delle mod dove troveremo nel bosco più varietà di animali, anche animali che ci attaccano. Poi troveremo delle mod di nuove quest, non ne ho messe molte, ne ho messe solamente un paio di queste nuove perché non voglio stravolgere il gioco. Mod dove troveremo degli elementi magici diversi in più di quelli del solito del gioco. Quindi sperimenteremo anche nuove abilità magiche e più molte altre mod. Ho cercato sia molte altre mod, sia di armi, armature e tante tante cose. Ho cercato comunque di non stravolgere propriamente il gioco, di restare sempre in linea con il gioco, perché certo non è che mi faccio l'armatura di Peppa Pig, che non c'entra niente con il gioco, di Guerre Stellari, che non c'entra niente con il gioco. Ho cercato sempre di rimanere in tema. E io direi che cercherò, siccome questo gioco sarà già la terza o quarta volta che lo riprendo in mano e non l'ho mai finito, sono sempre arrivato, diciamo, a un certo livello, poi non l'ho mai finito, lo vorrei fare una serie con voi e finirlo. È un'impresa titanica, perché è un'impresa titanica, vedremo fino a dove arriveremo. Però, insomma, è una cosa che ho sempre avuto in mente di fare, non ho mai avuto il coraggio di farlo, vediamo un po'. Allora, qui ci sono le varie razze, io non mi sto a leggere, tanto penso le conoscerete già tutte: Argoniano, Bretone, Elfo Alto, Elfo dei Boschi, poi c'è l'Elfo Scuro, Imperiale, Khajiit, Nord, Orco e Rearguard, che è l'ultimo. Orco è questo. Io direi, siccome io scelgo sempre l'Elfo Scuro, perché comunque scelgo sempre, sempre, scelto sempre un personaggio che usa le magie, stavolta magari usiamo l'elfo dei boschi perché ha una resistenza naturale. No, l'elfo, no, l'elfo, l'elfo alto voglio scegliere perché, diciamo, ha il potere della nascita, il potere nobile na di nascita, di rigenerare rapidamente la magia, che a me serve. Allora, ragazzi, avrei scelto più o meno così. Come vedete, anche questo pizzo qua non è i peli facciali, è una mod. Perché se no non ci sono di regola questi peli facciali qua. Col pizzo così fatto strano. È anche bellino. Io quasi quasi. Metto questo, dai. Lasciamo questo. Vai, fatto. Allora, dare nome del personaggio, ok. Il personaggio lo potremmo chiamare Tumulus. Tumulus, che porta bene. Tumulus, promette bene, si chiama Tumulus. Tu non fai parte dell'ambasciata di Talmor, vero, Elfo Alto? No, c'è qualcosa che non va. Capitano, cosa facciamo? Non è sull'elenco. Non mi importa se non è sull'elenco. Finisce sul ceppo come gli altri. Ai tuoi ordini, capitano. Mi dispiace. Faremo in modo che i tuoi resti ritornino all'isola di Somerset. Segui il capitano, prigioniero. Grazie del pensiero. Ulfric, manto della tempesta. Qualcuno qui a Helgen ti chiama eroe, ma un eroe non usa un potere come quello della voce per uccidere il suo re e usurparne il trono. Tu hai scatenato questa guerra, non cammino hai niente. gettato Skyrim nel caos e ora l'impero ti sconfiggerà per riportare la pace. Cos'è stato? Non è niente, avanti! Sì, generale Tullius. Amministrate loro gli ultimi riti. Raccomandiamo le vostre anime ad Atelius. Che le benedizioni degli otto divini vi per amor di Talos, fa silenzio e facciamola. Sale della terra. Adesso c'è Come fretta, oh. Che perdi l'autobus? Coraggio, non ho tutta la mattina. I miei antenati mi sorridono benevoli, imperiali. Potete
forse dire. Mi raccomando, sfumatura alta, eh. Troppo alta. Bastardi imperiali. Vedete, anche il sangue è una moda che ho messo. Morte ai manto della tempesta. Ci voleva un po' di sangue. Spavaldo nella morte come in vita. Portatemi l'elfo alto. No, io sono basso. Sono basso, non sono alto. Lo hai sentito? Il prossimo prigioniero, ho detto. Sul ceppo, prigioniero. E niente scherzi. Ecco. Mi raccomando, solo le doppie punte. Per loro. Cos'è qui? Sentinelle, cosa vedete? Guardate anche il drago tutto illuminato, anche questa è una mod. Un drago. Bello. Palle di fuoco no, non sono normali, non mi ricordo più. È tanto che non riprendo a mano, il gioco. Vieni qua. Che leggende siamo. Che leggende. Sfocate lì, non c'è nessuno. Bisogna saltare sul tetto. Vedi la locanda dall'altra parte. Salta sul tetto e continua a correre. Andiamo. Ah! Siamo? Mono. Bambino, ti levi? Resta vicino a me se non vuoi morire. Sì. Gunnar, prenditi cura del giovane. Io devo trovare il generale Julius e unirmi alle forze di difesa. Andiamo. Che idee ti guidi? Questo è morto. Sta vicino alla parete. Uccidiamo quella creatura. Andiamo. Oddio. Presto, seguimi. Sì, ti seguo, ma ci seguo anche il drago. Nulla riesce a fermare. Come uccidiamo quella creatura? Basta io e te, prego. Stammi vicino. Dov'è? Di qua? Ralo, maledetto traditore, vattene! Che è questo? Stiamo scappando, Alvar! Stavolta non ci fermerà! Dai! Vai, olè! Allora ragazzi, questa è una mod che ho messo per modificare il suono di Skyrim, però dovrebbe essere la mod che modifica i rumori, dovrebbe mettere dei rumori più accurati, i rumori delle varie cose, perché ho messo sia la mod di musiche celtiche che aggiunge delle musiche celtiche, sia però io credo che questa sia la mod proprio dei rumori, quindi la voglio mettere. Distant Metallic Impact lo voglio. Distant Bat Flapping by. Sì. Sì, lo voglio mettere tutti. Guarda. Ok, li abbiamo messi tutti. Questi dovrebbero essere non musiche, i rumori. A quanto pare siamo gli unici che ce l'hanno fatta. Eccoci. Quella creatura era un drago, non c'è dubbio. Come nelle leggende, la grafica è sempre fatta bene. Il precursore della fine dei tempi. Dobbiamo muoverci. Vieni, fammi vedere se riesco a liberarti. Magari. Ecco fatto. Puoi anche prendere l'equipaggiamento di Gunnar. Non credo che gli servirà ancora.
Manco io. Va bene. L'unica cosa, ragazzi, non ho messo la mod dell'inventario. Poi quella la dovrò trovare. Prendi quella corazza e mena un paio di pendenti con quella scena. Vedo se riesco a trovare una via d'uscita. Questa è bloccata. Vediamo quel cancello. Allora di qua. Ma che è chiuso. Apri? Maledizione, da questo lato non si apre. Forza, soldati. Gli imperiali, nascondiamoci. Oh cavolo, ma io non ricordavo così. Un dramma. Che si ammazza? Forte all'impero! Che faccio ammazzare questa io? Sbagliato. Forse uno di questi. Io pupo tutto, eh. Piali aveva la chiave. Sì. Ah. C'era anche la bella roba. Sì. Così passo anche da imperiale. Una chiave. Vedi se apre quella porta. Bellino. Mazza Dio. Bravo bellino. Avanti, andiamocene prima che il drago ci faccia crollare la torre in testa. Andiamo, andiamo. Calla tutto. Ma ne danghi Teo. Io. Aio. Oh. Bello. Anche questa, ragazzi, è una mod. Che praticamente... Vedi se trovi qualche pozione. Ci servirà. Ti mette un pochino più di, come dire, cinematic. Fatto. Andiamo. Anche il sangue sulla spada è figo. Chi è che devo? Aio! Che ti permetti? Mamma mia, oh! Ancora? Allora, ragazzi, i libri naturalmente non ve li leggo perché sennò qui davvero facciamo veramente una roba abissale. Quindi io le sfoglio, poi voi se volete mettete in pausa e leggete. Io sinceramente non c'ho la volontà di fare una cosa del genere. Anche perché a me mi piace combattere. Prendi tutto quello che può essere utile e... Sì, voglio aprire qua io. Sì, col W. Ma questo prendiamolo. Ok, allora voglio vedere subito le magie. Cosa ho? Io voglio mettere le cose mie. Questo non ho capito, queste due a cosa servono.
Configuration menu. Se metto questa, che succede? Allora io intanto metto cura, la metto nei preferiti. Fiamme. E questo nei preferiti me lo equipaggio. Poi la cura me lo equipaggio e la fiamma me lo equipaggio. Ok. Poi e direi oggetti, questa la mettiamo così, l'equipaggiamo anche. Poi si potrebbe anche fare una cosa così. Anche se mi sembra un po' prematuro. Un po'. Va bene, speriamo di non schiattare troppo velocemente. Andiamo. Guardate, bello però sempre che grafica, eh. Ho messo anche la mod che il fuoco si dovrebbe vedere un pochino meglio. Mazza come sei brutta, andiamo. Gli ordini sono di attendere l'arrivo del generale. Non starò qui ad aspettare che un drago mi uccida. Dobbiamo ripiegare. Diamo tempo. Ma cosa? Tutti per morti. Io. Che lucio tutti, non so chi è dalla mia parte. Ho andato a fare tutto. Non ci andate! Ma sei stupida, no. Che è successo? Non l'ho capito. Andiamo. Ehi, fa attenzione. Ma mi sembri. Guarda là. Fuori, ma com'è concio? Allora, qui c'è un scheletrino. Niente? Oh, yeah. Via! Andiamo a Francesco lì. Ragni! Mi fanno schifo i ragni. Ragni! La mano! Ragni! Dai, crepa. Ma levati, mamma, guarda questo. Non ce ne altri, eh? Non ne vanno giurati. Andiamo via. Niente. Ecco. Qui c'è la dorso, se non mi ricordo male. Non l'affronterei in questo momento. Che è successo? Proviamo a superarlo furtivamente. Sì, andiamo. Attenzione.
Sì. Aspetta me che mi muovo io da te. Andiamo, os. No, bello. Aspetta. Uè, ancora. Fa la cacca? Sembra che questa volta se ne sia andato per sempre. Non credo però che dovremmo rimanere nei paraggi per vedere se torna. No, no. Non sappiamo se qualcun altro si è salvato, ma presto qui pullulerà di imperiali. Sarà meglio andarsene da qui. Mia sorella Gerdur gestisce la segheria a Riverwood lungo la strada. Sono certo che ti aiuterà. Probabilmente è meglio se ci dividiamo. Buona fortuna. Oggi non ce l'avrei fatta senza di te. Ragazzi, però bella la grafica fuori, non me la ricordavo così. Ora non so, sicuramente saranno le mode che influiscono, però mi ricordavo più brutta, sinceramente. Ma bello. Sai, dovresti venire con me a e unirti alla lotta per liberare Sky. Sì, oggi ma state zitto. Bella, ragazzi. Ragazzi, qui bisogna andare, se non ricordo male, a in città a Rimworld. No, a Elgin. Adesso mi ricordo più niente. Bella però, eh? Grafica bella pulita, bella. Ma lo dau così. Allora, ragazzi, qui ci sono le tre pietre. Qui possiamo scegliere se avviarci verso, come dire, la professione di ladro o di mago o di guerriero. Io, siccome vi ho detto che voglio fare il mago, e aumenteremo del 20% l'abilità della magia, l'apprendimento della magia. Quindi andiamo. Ah, bello. Ho messo anche la mod, come vi ho detto, per le texture, per l'acqua, per la luce, per tanti effetti dinamici. Mi sembra che funziona. Che cosa c'è? Questo non è territorio. Miniera. Questo. Guarda un po' che sono. Oh, magari. Oh mio. Oh, oddio! Nella testa! Bello! Finishing! C'è anche l'amore per le finishing! Un po' detto un po' la Mortal Kombat. Grazie comunque per l'aiuto, perché mi sa che mi hai anche preso. Bravo! Grazie, eh! Vada, va a pescare i salmoni, vai che me. Lupi! Lupi, ma che fai? Lupi, dammi una mano. Lupi, aio. Aio. E questo si mette sempre nel mezzo. Lupo. E lupo. Ma no, perlomeno non mi hai preso. Boh, pieno di sangue. Spettacolo. La volpe. Allora, se la volpe è una mod, tutto è mod, è tutto diventato mod. O se c'era già, non me le ricordo le volpi, sinceramente. Tutto è mod, tutto il mondo è una mod. Bella anche qua. Ah, qui però è moddato, perché non è così qua, Bello. Ma qui non è assolutamente così. Nella normalità. Bello. Cosa c'è ora, madre? È grande come la montagna
Fendal si illude di potermi portare via Camilla Valerius, nonostante continui a ripetergli che è già mia. Tu e Fendal siete innamorati della stessa donna? Valerius sa che sono l'uomo più bello di Riverdale. Quell'elfo si illude se pensa che sceglierà lui al mio posto. L'ho visto entrare di nascosto all'emporio di Riverwood per parlare con lei quando non ci sono. Sta perdendo tempo. Sei emozionato, perché non fare qualche us? Camilla potrebbe considerare Fendal più di un semplice amico. Ma perché rischiare? Tieni, consegna questa lettera a Camilla. È piena di frasi cariche d'astio. Dille che è da parte di Fendal. Va bene, comunque sei una persona abbastanza inutile. Di questo passo tutti quanti in città saranno che sei pazzo. E io ho di meglio da fare che ascoltare altre tue fantasie. Bello. Avanti, bisogna andare qui alla casa del fabbro. Ma state zitta, c'è nessuno? No, non c'è nessuno, si va. Dov'era? Tu il fabbro? Andiamo qua allora. Andiamo alla locanda. Beh, qualcuno deve fare qualcosa. Di che? Niente avventure, niente. Non so cosa ti abbiano detto, ma è successo qualcosa? Abbiamo subito un piccolo furto. Ma abbiamo ancora molta merce in vendita. I ladri cercavano una cosa in particolare. Un ornamento in oro massiccio a forma di artiglio di drago. Potrei aiutarti a recuperare l'artiglio. Davvero? Ho delle monete provenienti dall'ultima spedizione. Sono tue se mi riporti l'artiglio. Di catturare quei ladri, devi dirigerti al tumulo delle cascate tristi, a nord-est della città. Sì, così ora non devi andare, vero? Ma davvero? Io credo che il tuo nuovo aiutante qui abbia bisogno di una guida. No, io... Che è questo? D'accordo, ma solo fino al confine della città. Cavolo. Oddio. Ma che mi stai attaccata? Dobbiamo attraversare la città e superare il ponte per raggiungere il tumulo delle cascate triste. Sì, sì, lo so da me. Allora, Zue voleva farti credere che questa lettera fosse parte di Fendal. Cosa stai dicendo? Cosa c'è scritto nella lettera? Oh, lui. Ma com'è che c'è il rossetto? Voleva farmi credere che e si è scritto questa lettera. Grazie per avermi rivelato la verità. Dovresti andare anche da Fendal. Hai difeso il suo buon nome e credo che vorrà ringraziarti per questo. Ma perché c'hanno un rossetto?